C'è stato un bell'articolo di un ricercatore tedesco che ha cercato di capire da dove viene questa raccomandazione di bere tanta acqua. No? Io vedo la gente che va in giro con la bottiglietta, ma non tanto beve. Io già ho una certa età, se facessi così avrei qualche problemino, no? Di dover trovare il posto per andare a far pipì. Ma ci sono anche alcuni, un paio di miei assistenti che hanno sempre la bottiglia d'acqua sulla scrivania, no? E ogni tanto ciucciano lì. E questo ricercatore abbiamo cercato nei libri di medicina, negli articoli scientifici, no? E di rintracciare che studi c'erano per sostenere questa cosa di bere tanta acqua. E di fatto non ha trovato nessuna giustificazione, se non un ragionamento, ha trovato un ragionamento che si fa: quando senti sete, vuol dire che sei già disidratato, no? Per cui è meglio bere prima di sentire sete, no? È un ragionamento interessante, ma io dico, ma è possibile che il Padre Eterno sia stato così cretino da farci venire sete solo quando era troppo tardi, no? Per cui mi sembra molto più sensato seguire la filosofia orientale che dice vediamo quando abbiamo sete. Ma poi dipende moltissimo da quello che mangiamo. Di fatto, se quando facciamo la frittura, no? Intanto Manuela fa il corso di tempura, state attenti quando venite a fare il corso di tempura, perché è così buono che esagerate, no? Quando mangiate la frittura viene sete, no? È inevitabile, no? Quando mangiate una pizza, no? Tipicamente viene sete. Io se vado a mangiare una pizza a mezzogiorno, no? Bevo tutto pomeriggio perché ho sete, no? Allora, ma quando avete sete bevete, no? Se voi mangiate i cereali integrali con i legumi e le verdure come base della vostra alimentazione, un po' di frutta, no? Ma non vi viene proprio sete, no? Anche perché nella digestione degli amidi si genera acqua, no? Per cui si genera acqua in anidride carbonica, no? Gli zuccheri sono fatti da vengono costruiti dalle piante, no? Prendendo l'anidride carbonica dell'atmosfera e l'acqua dal terreno, eh? E quando noi bruciamo gli zuccheri, no? Produciamo acqua in anidride carbonica, per cui di fatto non c'è bisogno di bere più di quanto non sia sete. Però in qualche volta, se voi state prendendo farmaci, per esempio, no? Mi sembra una cosa prudente, cioè non è che abbia la prova, la dimostrazione, però mi sembra una cosa prudente di bere un po' di più di quanto avete sete, per aiutare l'organismo a buttarli fuori, no? E se anche proprio avete un'alimentazione da schifo, no? Forse è meglio che vediate un po' di più di quello che avete sete.